È diventato un grande drago! Amore! E il pisello va censurato! Sì, qua è Step e bentornati ancora una volta su Tablet. Giochi insieme alla Marina. Che è col Creeper. Qual hai preso questo Creeper? L'ho preso là. È uno dei miei regalini. Ho allora, preso anche un maiale. Oggi, ragazzi, giocheremo ad un gioco in collaborazione con Gameloft che si chiama Dragon Maria Legend. È questo qua che vedi qua nello schermo. Tieni, inizia a farci familiarità. Ah, io ci ho già giocato. Devo spiegarti un po' come funziona. Abbiamo questi draghetti. Dio, ma cosa sta facendo? Sono bellini, hai visto? Sì. Oh, aspetta, ho pigiato. Ogni drago è di un elemento. Questo qui è il drago del fuoco. Questo è il drago tipo. Dell'aria. Questo è il drago del vento, no? E questo. Fermo. No, aspetta, ho riscosso i soldi del. Ma sì. Questo è il drago del fumo. Questo è l'incrocio. Non ha senso. È l'incrocio tra drago del vento e drago del fuoco. E c'è l'acqua. Abbiamo il drago della terra. E l'acqua. Perché io. Aspetta. Arriverà anche il drago dell'acqua. Ho sbloccato il drago della terra. Ah. E tu devi sbloccarlo. Vai, posizionalo. Ok. Dove lo posizioni? Qui, nel nido. Devi mettere più. Vai. Ora ti farà mettere l'uovo. E tu dovrai andare a fare schiudere l'uovo. Come si fa? Devi pigiare qui. Fai schiudere l'uovo. E nascerà. Oh, Mario, mettiamo così. Questo tanto è bellino. Oh, siamo saliti di livello. Oh, Mario. Livello 5. Riscuoti. Sono molti di draghi diversi. E poi quando si va a lottare si va qui dentro in questo portale dove ti faccio vedere. Vabbè. Qui abbiamo la fattoria. Questa qua, nella fattoria si mette a lavorare il cibo che serve per salire di livello i nostri draghi. No, vabbè, hai messo quello più lungo di tutti. Comunque, dobbiamo mettere un altro e far vedere come funzionava. Se noi potenziamo, per esempio, con 4000 monete l'habitat vento, possiamo mettere due draghi. Vai, ok, l'hai appena fatto. Tutto quale mettere? No, deve potenziarsi prima, se no non ce lo puoi mettere. Per far salire di livello i draghi, intanto ci devi andare sopra, pigiare sul drago. Se lo coccoli, ti dà l'oro. Bene, lo puoi coccolare tipo una volta ogni tanto. Altri premi, torna tra due ore. Tra due ore puoi ricoccolarlo. Voglio coccolarlo ancora. Puoi coccolarlo, ma non fatti ti coccolare. Fatti amare. Puoi farlo con quello nero, vai. Coccola quello di fumo. Sono contento. Sei carino. Ah, quale vuoi far salire di livello? Io voglio lui. Mi sta dando molti materiali, metto patatino. Ecco, basta, non c'è sono. Chi vuoi far salire di livello? Lui. No, voglio quello. Fammi vedere quello di aria. Questo va. Sì. Tieni. Mi piace però. Kuma. Cioè. Kuma hey. Dai, guarda. È bellino invece. Voglio quello. Quale vuoi far salire di livello? Quello di fumo. Di fumo? Sì. Vai. Dai, prendi lui. Devi fare nutri. E gli dai da mangiare le bacche che ci sono là dentro. Gliele puoi anche lanciare. Boom, in faccia gli hai tirato. Oh, oh, oh. Queste in alto sono quelle che hai. Ogni volta lo fai. Ecco, è salito di livello 6. Meglio avere comunque tutti i draghi bilanciati. Cioè, non uno al 6 e due al 4. Meglio uno 2 al 5 e uno al 4. Vai. Andiamo a dare da mangiare anche a quest'altro. Ora costa 10 per botta. E ce l'hai a livello 5. Ora ti dice: è finito il cibo, puoi comprarlo. Lo posso comprare, possiamo anche comprarlo volendo. Posso con 15 diamantini viola, compri c'hai 2000 di cibo. Mamma. Con 2000 di cibo possiamo intanto portare l'altro al 5. Parte dobbiamo dare a porta lui al 5. Non esagerare. Non esagerare. Guarda, l'hai fatto cadere tutti per terra. Quelli che cadono per terra vengono perduti. Davvero, non se le mangia. Tieni per bene. Portalo ad 8. Ok. Mangia ciccione. Non abbiamo più materiali per lui. E adesso si può spostare il drago, se non sbaglio. Si può posizionare. Ok, ho fallito. Qui ci sono le sfide. Dove c'è il percorso. E man mano sblocchi più sfide, poi puoi avere più draghi. Vai. Gli attacchi, ora ti spiego come funziona. Tu fai la battaglia, consumi l'energia. C'è un tot di energia a disposizione. Qui c'è un vichingo, vabbè, lasciamo perdere. Anche lei, lasciamo perdere. Allora, tu selezioni. Ma io chi sono? Tu sei questi tre di qua a sinistra. Okay. Selezioni un attacco da fare contro di loro. Tipo, se te selezioni il fuoco, ti dice con la spadina verde contro quale è forte. E se lo selezioni, contro quale non è forte. Cioè, tipo, questo qui di fuoco è forte contro loro due. Sì. Questo qui di vento è forte solo contro questo qui al centro. Quando tiri l'attacco ci sarà tipo una freccia che fa così. E te devi selezionare nella zona verde per fare il colpo perfetto. E c'è lui, per ora devi attaccare con lui. E devi attaccare questi qua. Vai, vai, trascinalo. Prendi la freccia. Mancato la freccia. Ah, ho capito. Devi essere più svelto. Sì, no, hai ragione, hai ragione. Quello al centro ora è l'unico che puoi colpire con quello del vento. Veloce, mi raccomando. Illala. Vedi, questi due
sono di fuoco e vento. Lui, visto è nato da loro due, è l'ibrido, può fare entrambe le cose. Allora, e lui contro? Contro il suo di davanti. Devi prendere il verde, mi raccomando. Bravo. Quindi fa il colpo rifio e l'ha ucciso in un colpo solo. Ok. Allora, io ti consiglio di andare a ammazzare lui. Anch'io. Così dopo siete... No, non con quel... Brava. Ah, l'ha mancato. Oh, ma te sei proprio... Avevo mancato due volte di fila. È lui, eh? Sì. Ora colpisce sempre quello lì con le corna. Quando la furia del drago è piena, te puoi colpire più bersagli contemporaneamente. Ucciso. Bravo. Prendiamo la ricompensa. Possiamo andare avanti. Vai, 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 mi piace. Vai. Ci pensate, in parte è come altri giochi, tipo, non so, dove devi fare il tuo villaggio. Tanto qui attacchi con i draghi e non con le pedine, ma con i draghi. Lui in questo momento è forte solo col fuoco, col vento non tanto. Quindi vai col fuoco su questo. Prendi il verde, brava. Ci vogliono due colpi, vabbè, ce la puoi fare. Vabbè, cavolo. Ti attaccano sempre lassù, c'hanno... Chi è lui? Io lo voglio. Più avanti si possono sbloccare anche quelli lì. Mettiamo in silenzioso il cellulare della Marina. Dai! Aspetta, perché era questo qui in mezzo? Scegli. Allora, se poi... È poco forte contro di lui, però ha poca vita. Io proverei ad ucciderlo. Se fa il perfetto, secondo me lo uccidi lo stesso. Vedi? Che t'avevo detto? Che mi avevi detto? Che ora sei a 3 contro 2 è meglio. Poi tu sapevi morire. Allora. Vai, controllo di fumo. Dove non muore nessuno, esatto. Ma i tuoi sono un po' più forti degli altri. Anche se quello lì la giusta per morire. C'è la missione. Vai sempre col fuoco, sul primo. Vai. Anche se, non, anche se fai nella linea grigia va bene, fai meno danno, però va bene. Che ti è morto quello. Vai. Io lo faccio. Grazie. Ok. È ucciso anche questa seconda. Roba da matti. Sì, perché te combatti in poche parole contro i vichinghi. Devi riconquistare la tua terra. Fosso nebbioso. Se salite di livello. Torniamo indietro. E lui si è successo qualcosa. Perché la prima volta muore un drago. Ha fatto un mercato per l'unica volta. No, tutto bene? Stai bene, amoroso. Tutto bene, sei sicuro? Dai, figlio. Basta, non è più cibo. L'ha messo, è di livello 1. Andiamo, oddio, tu sei carino. Vai, fallo salire un po' di livelli. Si è addormentato. Secondo me riusciamo a arrivare tipo a livello 3. Ma quando è carino. Lancia. Dal livello 4 in poi iniziano a volare. Quindi così è ancora abbastanza debole. Brava, tirali addosso. Salta e la manca, visto? Sembra il tuo cane. Ok, adesso si evolve. È quello lì che abbiamo sconfitto prima. Poi più avanti, quando si sale di livello, si può andare. Intanto qua, questa è la nostra base. C'è l'arena dove fai sfidare i draghi. Bloccata fino al livello 11. Noi siamo a livello 6. Poi qua ci sono. Guardate, prima di andare qui bisogna prendere la palude distante, che è da sbloccare di qua. Ci vogliono tipo 300.000 monete. Non ce l'abbiamo. E noi abbiamo 10.000. E vabbè, dai. E più avanti vai nel gioco, più ne fai. Qua giù in fondo a sinistra hai tutte le missioni disponibili. Tipo, che ne so. Vai. Compra un habitat della terra. Vai. Possiamo comprare per la terra questo qua. Dove lo vuoi mettere? Dammi a me. Devi mettere dove ci sono le freccette verde. Ok, lo puoi mettere. Cogli del cibo due volte, l'abbiamo fatto, no? Rimuoviti lo stallo dall'isola, stiamo levando un albero, quindi siamo già a buon punto. Vinci una battaglia contro il tuo migliore drago di ghiaccio. Vai. Si fa? Insisto. È il livello 5, vai. Intanto vinco, lui è ghiaccio. Lui è un po' più grosso, non so se l'hai visto. Allora, fuoco no. Cioè, vento no, fuoco sì. Devi andare di fuoco. Attenta, perché ora è piccolina la barra, eh. Però immagino lui faccia un sacco di voglia. Il vento gli fa anche poco. No, devi attaccare col vento per forza. Verde. Ma nulla. Allora, penso che quello rosso morirà. Prima dopo morirà il rosso. Arriva adesso il... No, ti ha attaccato quell'altro. Vai. Muori. È morto. È stato più semplice del previsto. Hai salvato lui. Hai battuto la penisola dei Gargoyle. Prendi il drago. Hai sbloccato questo boss. Prendi il negozio e migliorare il tuo reddito in oro. Prendi il drago boss. Però poi devi scuotere l'obiettivo. Dobbiamo ricostruire l'accademia. Iniziamo dalla sala degli eroi. La sala degli eroi è questa. Puoi ripararla con 2500 monete. Vai. In un'ora sarà riparata. Quindi dopo ce l'avrai a disposizione. Gli edifici danno oro, vedi? Ogni edificio ti produce dell'oro ogni tot tempo. Se clicchi qui nel borsellino. No, gli habitat quelli no. Questo qui non è un habitat, è il nido. Questo qui, vedi, ora è a zero perché non è passato abbastanza tempo. E poi puoi anche venderlo. Possiamo fare un'altra fattoria. Io andrei a fare un'altra fattoria. Tieni. Perché ci serve per dare da mangiare agli animali, cioè ai draghi. Fai 6 di livello. Gargo è gigante. Il cane. Fagli vedere come fai. Vai. L'hai mancato. Dai. Tanto ora è morto. Il tuo è quasi morto. Aspetta, no. Ferma. C'avevi la furia del drago. Provi. Cioè, devi, appena finisce il tempo devi fare così tra i due draghi. Colpirli. Vai. Tipo flip ninja, devi tagliare. Boom.
è uno sopravvissuto, l'altro è morto. Se facevi più colpi riuscivi a uccidere entrambi. No, sono andato a prendere il cane. L'energia c'ha un massimo di ricariche, tipo ogni ora ce ne sono finite. Qui c'è un tesoro, due gemme, buono. Direi di investire nel cono acido, perché anche se ci mette più tempo, però ti fornisce più cibo, quindi fai prima poi a far mangiare i draghi. E sei carino ogni È tanto. Lui il vero drago. Quando non mordi sei carino, lo sai. È diventato un grande drago. Amorino. E il pisello va censurato. Comunque, allora, mentre la Marina si diverte col cane, dammelo un braccio. Direi, yes. Tieni. Mettiamo l'ultima fattoria, la terza. Terza, così siamo super producenti al massimo. Tac. E tra 15 secondi abbiamo la massima produzione. Allora ragazzi, anche questo video è terminato. Se voleste provare il gioco, c'è il link in descrizione per scaricarlo sul cellulare iOS, su iOS. iOS. Vabbè, hanno detto tutti che si dice iOS. Me l'ho fatto dire. Perché è così che si dice. Su Android e anche su, come si chiama l'altro, Windows Phone. Sì. Io il drago e la Marina vi salutiamo. Non ero io il drago. Il cane e il drago. Ci vediamo nei prossimi giorni in un prossimo video. Qua da sempre Marina è tutto.